Sono Giuseppe Impastato, per gli amici Peppino. Sono nato a Cinisi, cittadina palermitana, il 5 gennaio del 48, in una famiglia, diciamo, importante. Già alla nascita mi venne impresso il marchio di mafioso. All'inizio non capivo. Ad aprirmi gli occhi sulla mafia fu il rosso insidioso delle fiamme di una Giulietta esplosa, quella che uccise mio zio. Carico di curiosità giovanile, più mi informavo, più maturavo e più disprezzavo quel padre che mi aveva cresciuto e che da tempo faceva affari con Cosa Nostra. Ben presto ci trovammo davanti ad un bivio. Da una parte io deciso per la legalità e dall'altra lui con la sua schifosa mafia. Così le nostre strade si biforcarono. Dopo aver lasciato la via del silenzio, decisi di denunciare le persone che conoscevo fin da piccolo. Per questo, con dei compagni, fondai prima un giornalino che venne abbattuto dal silenzio, dall'omertà, dal consenso verso i mafiosi e dalla collaborazione sotterranea, con loro che volevano arricchirsi senza fatica. Poi aprì una radio, Radio Out. Fu la seconda bandiera issata contro di loro. Ai mafiosi tutto ciò non importava, d'altronde eravamo un pesciolino contro il banco. Ma loro non sapevano che l'unione fa la forza e che un passo alla volta li avremmo battuti. Non importa quanti passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 100, ma alla fine ce l'avremmo fatta. Condussi anche le lotte per difendere quei contadini ai quali erano state espropriate le terre per la costruzione di un nuovo aeroporto. Anche lì la mafia aveva inquinato le procedure regolari, accecata dalla ricchezza che avrebbe ottenuto. Nel 78 mi candidai per le elezioni. Ero sicuro che ricoprendo un ruolo politico avrei potuto smascherare e colpire mafiosi e corrotti. Durante la notte, tra l'8 e il 9 maggio, però, la mafia decise che per me era il momento di smetterla. Prima di sapere gli esiti delle elezioni, venni adagiato su dei binari del treno con del tritolo come compagno e fui fatto saltare in aria. E questa è la storia di Giuseppe Impastato, una vita tormentata. Molti fatti riguardanti la sua morte sono ancora inspiegabilmente sconosciuti. La mafia in questo non perde un colpo. Corrompe, illude, promette, poi ruba, crea danni e sparisce. Noi dobbiamo intervenire, possiamo dire basta, possiamo denunciare. Le bandiere che Peppino Impastato ha issato sono simbolo di una lotta che vinceremo. I 100 passi non indicheranno più la distanza tra la casa di Peppino e quella del capomafia Badalamenti, bensì l'inizio del nostro cammino coraggioso verso lo Stato e la legalità.